Platone e Aristotele, il discepolo di Socrate era? Plattorin. Gianmarco, tocca a te adesso, eh? No, no, non voglio... Ah sì, no, tocca a me per forza. Ah, va bene. Cazzo, scusami. Quindi la flatulenza. È pezzo di merda, è l'altro, è il contrario, dai, è vero. È contrario, è contrario. Ma non facevi il programmatore, tu, scusa. Ma chi hai chiamato il pezzo di merda? La tana del ferito, oh, oh, oh. Ciao, Praterigno. Bene, allora iniziamo. Iniziare? No, buttiamole giù e famo la conta. 2, 3, 5, 7, 10, 11. Gilbert, quanto tiri? Mastuschio! È Mastuschio, no, iniziare. Manu, no, pezzo di merda. Okay. Conta bene. Manu, è il tuo momento. Allora, di fianco ci sarà sempre il capitano della tua squadra, quindi c'è... Io mi devo bendare, ovviamente. Tu ti devi assolutamente bendare, perché la risposta è anche sotto, assolutamente. Ah, ci si deve bendare? Eh beh, certo, non so sotto. Per te. Ma questo è un dramma. È un dramma terribile. Io non posso vedere la faccia di merda di Fuse Gamer mentre ti legge le domande? Non ci sarà Fuse Gamer. Non si può fare. Non ci sarà Fuse Gamer, bro. Saluta Fuse che sta per entrare. Ciao, bellissimo. Amen. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! Vialli o Vieri, con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria? Vieri. Marinara capricciosa, si prepara senza funghi la pizza? Capricciosa. Scozia-Germania, dove fu costruita la prima linea ferroviaria? Oh, che cazzo ne so. Scozia. Germania. Ciao! Facile, facile, eh? Porca. Ok, non ti preoccupare, è ancora 4 minuti e 41. Ok, allora. Vialli Vieri, con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria? Vieri. Marinara capricciosa, si prepara senza funghi a pizza? Scozia e Germania, dove fu costruita la prima linea ferroviaria? Thomas Edison, Nikola Tesla, chi è noto per l'invenzione della lampadina incandescenza? Tesla. 2 e 3, i mesi che iniziano per vocali sono? 2. Pitagora e Euclide, chi è considerato il padre della geometria? Pitagora. Spazzaneve e rompighiaccio, con gli sci si può scendere a? Ripeti? Spazzaneve e rompighiaccio, con gli sci si può scendere a? Rompighiaccio. Melone e pomodoro, quale tra i seguenti alimenti non era conosciuto dai romani? Melone. Pezzo di merda! No! Vialli Vieri, con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria? Marinara capricciosa, si prepara senza funghi la pizza? Scozia e Germania, dove fu costruita la prima linea ferroviaria? Thomas Edison, Nikola Tesla, chi è noto per l'invenzione della lampadina in incandescenza? Tesla. Spingi. 2 a 3, i mesi che iniziano per vocali sono? 2. Pitagora e Euclide, chi è considerato il padre della geometria? Sì. Spazzaneve e rompighiaccio, con gli sci si può scendere a? Rompighiaccio. Yes. Melone e pomodoro, quali tre seguenti elementi non erano conosciuti dai romani? Eccolo. Volume e veicolo, nella parola SUV la vista per? Volume. Diabolic Lupin, il ladro del fumetto italiano. Lupin. Avanza, indietreggia. Chi sta vincendo al tiro alla fune? Avanza. Madonna. Destro, sinistro, con che braccio si usava a fare saluto romano? Perfetto. Sinistro. Briglie e staffe, chi va su di giri perde le? Brigliori. Sì, no, i fagiolini sono fagioli acerbi? No. Venezia, Amsterdam, in quale città si trova il quartiere a luci rosse noto come The Wallen? Venezia. Minchia. Tornado Saetta, come si chiama il cavallo di Zorro? Saetta. Grimbald il rosso, chi è effettivamente stato a Sanremo? Grimbald. Amleto Macbeth, essere o non essere è una frase di? Macbeth. Chitarra, batteria, si può suonare con le spazzole là? Chitarra. 40-12, quanti anni può vivere al massimo un'oca? 12. No! Cattolica ortodossa, qual è la più grande denominazione cristiana del mondo per numero di fedeli? Ripeti? Denominazione? Qual è la più grande denominazione cristiana del mondo per numero di fedeli? Cattolica ortodossa. Madonna! Madonna, zio! Incredibile! Che morte! Che morte! Mi ha eccitato! Vabbè, l'unica cosa che sapevo veramente, Macbeth. Ma come sulle oche... 40 anni. Le oche mi ha aiutato... Giorgia Malerba sulle oche mi ha aiutato. Minchia, zio, scusatemi, fortissimo, ora... io non le sapevo un botto.
Ma ora cambiano le domande, immagino, sì. Ma no, sono sempre stesse tutta la puntata. Due ore, stesse domande, impariamo a memoria. Vabbè. E sturchio. Ma però posso dire, sono facili effettivamente la maggior parte. Oddio, sì, io l'avrei sbagliato veramente in totto, onestamente. Sì, anch'io. Bravo, Marluschio, bravo. E ci portiamo a casa un punto. Un punto, un grande punto, un grande punto. Un elegante punto, uno stiloso punto. Vabbè, pure l'altra volta l'avevamo fatta e avevo vinto, quindi... Tocca, scegli uno della mia squadra. Addirittura lo scegli? Cioè, te ne fidi proprio? Guarda, è brutto rimanere subito sotto, my man. Lo scelgo, io scelgo... No, è fattibile, raga. Per battere Manuxo mi serve il Vezzone. Il best. Sì, è Joe. Sbagliato. Ma sì, ma che cazzo di introduzione è? Mi serve il Vezzone e fa entrare me, ma che merda. Serve Joe. Iniziamo? Vai, Joe, sei un fenomeno. Grazie, re. Ok, dai. Concentrati. 3, 2, 1. Carlo Conti Amadeus, chi ha condotto il popolare show televisivo italiano tale e quale show nelle prime edizioni? Amadeus. Zeus Ade, chi è il dio dell'Olimpo nella nella mitologia greca? Scusate. Ade. Asiatica americana, il girasole è un fiore di origine? Asiatica. 50-500, i numeri romani, la lettera D indica i numeri romani? 50. Gilbert Papà Blu, il campione del mondo di palleggi con la testa è? Papà Blu. Star Wars e Star Trek, quale di questi franchise cinematografici è noto per l'uso della forza? Star Trek. Venezia Amsterdam, in quale città si trova il quartiere a luci rosse noto come The Wallen? Venezia. Nerone Augusto, quale imperatore romano governò per più di 41 anni? Nerone. Werner von Braun, King Camp Gillette, chi ha inventato il rasoio? E Vernon Van Braun, il primo. Esatto. Mi sbaglio tutti, è incredibile. Sopra, sotto, nel punto e virgola, la virgola sta? Sopra. 7, 9, la radice quadrata di 49 è? 9. Hemingway Fitzgerald, chi ha scritto Il Grande Gatsby? Fitzgerald. Azzo! No! 3 minuti e 38, 3 minuti e 38, forza, via. Avanti, vuoi farle tutte dirette o continuare? Vai, Carlo Conti, avanti. Amadeus, che ha condotto il popolare show televisivo tale quale nelle prime edizioni? Bravo. Zeus Ade, chi è il dio dell'Olimpo nella mitologia greca? Bravo. Asiatica americana, il girasole un fiore di? 50-500, i numeri romani, la lettera D 50. Indica? Gilbert Papà Blu, il campione del mondo di palleggio con la testa è? Star Wars, Star Trek, quale di questi franchise cinematografici è noto per l'uso della forza? Venezia, Amsterdam, in quale città si trova il quartiere Luce Rossi? Nerone Augusto, quale imperatore romano governò per più di 41 anni? Von Braun, Gillette, chi ha inventato il rasoio? Sopra, sotto, nel punto virgola, la virgola sta? 7, 9, la radice quadrata di 49 è? 9. Hemingway Fitzgerald, chi ha scritto Grande Gatsby? 2005-2002, in che anno è nato iShowSpeed? 2002. Lazio-Sicilia, quale regione ha lo stemma mezzo giallo e mezzo rosso? Lazio. 1984-1976, in che anno è stata fondata Apple? 76. No! Si va avanti? Di nuovo? Avanti, dritto. Carlo Conti Amadeus, chi ha condotto il popolare show televisivo tale quale show nel primo... Bravo. Zeus Ade, chi è il dio dell'Olimpo della mitologia greca? Asiatica matrimoniale. 50-500, i numeri romani, la lettera D. Gilbert Papà Blu, il campione del mondo di palleggio con la testa. Star Wars, Star Trek, quale di questi franchise? Venezia, Amsterdam, in quale città si trova il quartiere? Nerone Augusto, quale imperatore romano? Von Braun, Gillette, chi ha inventato il rasoio? Sopra, sotto, nel punto e virgola, la virgola sta? 7-9, la radice quadrata di 49 è? 9. Hemingway Fitzgerald, chi ha scritto Grande Gatsby? 2005-2002, in che anno è nato iShowSpeed? 2. Lazio, Sicilia, quale regione ha lo stemma mezzo giallo e mezzo rosso? Lazio. 1984-1976, in che anno è stata fondata Apple? 76. No, porca puttana. Porco Dio. Carlo Conti Amadeus, chi ha condotto il popolare show televisivo italiano tale quale? Zeus Ade, chi è il dio dell'Olimpo della mitologia greca? Asiatica. 50-500. Papà Blu. Gilbert Papà Blu. Papà Blu. La trappola. Quale di questi francesi cinematografici è noto per l'uso della forza? Trek.
Venezia, Amsterdam. In quale città si trova il quartiere? Nerone Augusto. Quale imperatore romano governò per... Von Braun Gillette. Chi ha inventato il rasoio? Sopra, sotto, il punto virgola, la virgola sta? 7-9, la 14-49? Hemingway Fitzgerald, chi ha scritto Grand Gatsby? 2005-2002, in che anno è nato Show Speed? 2. Lazio-Sicilia, quale regione ha lo stemma mezzo... Sono un secondo, 84-76, in che anno è stata fondata Apple? 84. Apollo 11, Space Shuttle, qual è stata la prima missione a portare gli uomini sulla Luna? Space Shuttle. Roma, Atene, quale città è conosciuta come città eterna? Atene. Mancano 10 secondi. Beyoncé, Jay-Z, la canzone Crazy in Love la canta? È il primo, non Jay-Z. Il primo non... non ho sentito, no, ragazzi. Beyoncé, Jay-Z. Ma aveva detto bene, il primo aveva detto non Jay-Z, quindi era Beyoncé effettivamente. No, quindi scritto... era giusto Jay-Z. No, però era Jay-Z. Ciao Gianmarco. No, perché Gianmarco, il gioco l'hai spiegato te. Bisogna dire la cosa sbagliata. Cioè, non, cioè le risposte giuste neanche come sono scritte. Esatto. Pardon. Piccolo errore. Piccolo errore. Joe, blocca il tempo. Cioè, direi che può bloccare il tempo. L'ho bloccato. Via. Carlo Conti Amadeus, chi ha condotto il popolare. Zeusade, chi è il dio dell'Olimpo? Asiatica, matriciana, girasole. 50-500. Gilbert Fasablo, il campione del mondo. Star Wars, Star Trek, quale di questi franchise? Venezia, Amsterdam, in quale città? Nerone Augusto, quale imperatore romano? Von Braun, Gillette. Sopra, sotto, quale sopra. Punto virgola? 7-9, la 14-49, Hemingway, Fitzgerald, Grand Gatsby. 2005-2002. Bro, sei morto. Hai perso, anzi, che figura di 1-0 per voi. Vabbè, 1-0 per voi. Adesso vi voglio proprio vedere. Le mie erano, le mie erano più facili, effettivamente. Asiatica, matriciana. Che figuraccia, Joe. Vado. 3, 2, 1. K Frenzy o Mollu? Chi ha oltre mezzo milione di followers su Twitch? Primo. Perfetto. No. Gilbert, innanzitutto Gilbert, prova a rispondere non con primo o secondo, ma a dare effettivamente la risposta. E comunque, qual era secondo te? K Frene, presente K è della stalla? Cioè, lo, cioè nel senso è del, della, sì, della stella? Il K, non so se lo conosce, magari no, non lo conosceva, no, da casa. Ci aveva fatto una live con Frene. È il primo! Ah sì, Fred, sì. È il primo! Okay. È il primo! Devi rispondere con le... devi dare le risposte giuste, Gilbert. Cioè, non devi di primo o secondo, ahimè, devi dire proprio quello che ti dice Jody. Te ne dico una a caso, no? Sempre, mai, la gente come noi molla? Sì. Va bene. Gilbert, sempre in questo caso. Cioè, le prime due parole sono le due ipotetiche, le due risposte. Devi scegliere una delle due parole, capito, Gilbert? Non cambiarle, okay, non usare sinonimi. Okay. Cioè, rimaniamo semplici. Jody, per favore, ridere così è brutto. Cazzo, Frenzy. O Mollu, chi ha oltre mezzo milione di... Bravo. 8.760, 20.304. Quante ore ci sono in un anno? Ridigli le risposte. 8.000. No, giusto. Era giusta. Era giusta. No, no, era 20.000. Era l'altra. Era 20.000. Era 20.000. Sì, era 20.000. Perché in realtà, era 20.000. Nella realtà sono 8.000. Sono 8.000. Quindi era giusta. Aspetta, quella che hai detto, però devi dire l'altra. Dio santo. E perché come non sbaglio, poi ho sempre detto la risposta giusta. No, Gibe. Andiamo a Frenzy Mollu, che ha oltre mezzo milione di follower su Twitch. 8.760, 20.304, vabbè. Platone, Aristotele, il discepolo di Socrate era? Platorino. Caterina! Che cazzo è questo? Qual era la filosofia di vita di Caterina? Allora, Gilbert, prova a concentrarti bene proprio sul suono delle io risposte. Io non so se parlo meglio di Gilbert, comunque. Ci perdiamo. K Frenzy Mollu, chi ha oltre... 8.760, 20.304, vabbè. 20.304. Bravo. Platone, Aristotele, il discepolo di Socrate era... Aristotele. Bravo! Bravo! Bella Bulla, la streamer Billy è soprannominata...
Gulla. Ok. Golden Boot, Golden Ball. Qual è il premio assegnato al miglior giocatore mondiale di calcio? Del mondiale di calcio? Non ho Golden capito. Boot o Golden Ball? Golden Boot. Bravo. Bravo. Greco, latino. La parola cactus deriva dal? Greco. No. Allora, che cazzo è questo? Vai subito. Caffrene Zimollu, che ha oltre mezzo milione di follower su Twitch. 8.760, 20.304. 20.304. Bravo. Platone, Aristotele, discepolo di Socrate era? Platone, Aristotele. Il discepolo di Socrate era? No! Cazzo, avanti. Vai. Caffrene Zimollu, chi ha mezzo milione di follower su Twitch? 8.760, 20.304. Quanto 20, ci sono? 20.304. Platone, Aristotele, discepolo di Socrate era? Aristotele. Bella Bulla, lo streamer Billy, la streamer Billy è soprannominata? Ho sbagliato a scrivere la risposta. Non ti preoccupare. Bulla. Golden Boot, Golden Ball. Qual è il premio assegnato? Golden Boot. Greco, latino. La parola cactus deriva dal? Greco, latina. Greco. Greco o latino? Muore breve termine. È latino, Gilbert, è latino. Latino. Vai. C'è tempo. La gente come Mollo. Molla mai. Capafrenzi Mollo. Mollo. 8760, 20.304. Quanto ore in un anno? 20.304. Platone, Aristotele, discepolo di Socrate era? Aristotele. Bella Bulla, la streamer Billy è soprannominata? Bulla. Golden Boot, Golden Ball. Qual è il premio assegnato al miglior gioco? Bravissimo. Greco, latino. La parola cactus. Latino. La parola cactus. Del... Ok. Bravo. Perduti, sommersi. Un album dei Elite FIBA si chiama Mondi? Non capito. Perduti, sommersi. Un album dei Elite FIBA si chiama Mondi? Perduti. Ok. Carlo Conti, Amadeus. Chi ha condotto il popolare show televisivo italiano tale quale show nelle prime edizioni? Carlo Conti o Amadeus? Carlo Conti. Silenzio. Caffrenzi Mollu, chi ha oltre mezzo milione di follower su Twitch? 8760, 20.304. Quante ore in un anno? Platone, Aristotele, il discepolo di Socrate era? Aristotele. Bella Bulla, la streamer Billy è soprannominata? Bulla. Bravo. Golden Boot, Golden Ball. Qual è il premio assegnato? Bravissimo. Greco, latino. La parola cactus deriva latino. Dal? Ciao. Perduti, sommersi. L'album dell'Elite FIBA si chiama Mondi? Perduti. Carlo Conti, Amadeus. Chi ha condotto il popolare show televisivo? Figlia, sorella. Il cognato è il marito della? Figlia, sorella. Della sorella. No. Vai. Caffrenzi o Mollu? Chi ha oltre mezzo? Ok. 8760, 20.304. 20.304. Vabbè. Platone, Aristotele, il discepolo di Socrate era? Aristotele. Bella Bulla, la streamer Billy è soprannominata? Bulla. Golden Boot, Golden Ball. Qual è il premio? Greco, latino, la parola cactus deriva latino. Dal? Perduti, sommersi. L'album dell'Elite FIBA si chiama Perduto. Mondi? Carlo Conti, Amadeus. Chi è condotto tale quale? Figlia, sorella. Il cognato è il marito della? Cognato. Sì, esatto, è il marito della? Figlia. Ok. Giusta, basta. È giusta. Avanti. Poker, scala. Nel poker cosa vale di più? Ok. No, poker, scala. Poker, scala. Quale dei due? Poker. Cazzo, peccato. Era scala. Peccato, era scala. Perché poker è quella giusta di risposta, quindi dovevi dire l'altra, Gilberto. Bravo, Gilberto. Giustamente, Gilberto, hai sempre detto cose giuste. Vero. Sì, hai sempre risposto bene, però il problema è che dovevi rispondere male, Gilberto. Gianmarco, tocca a te adesso, eh. No, non voglio. Ah, sì, no, tocca a me per forza. Ah, va bene. Oh, fuzza, oh. Tre pappine. Buonasera.
Tre minchia, è vero, tristissimo tra l'altro. Un po' si gode, eh. No, no, ragazzi, siamo i campioni d'Italia. L'anno scorso 30 anni probabilmente saremo di nuovo. 3, 2, 1, via. Aaron non è presente, Boccia Roccia. Peggolo Mario Kart. Peggol. Champagne gin tonic. Quanto pisce? Quanto pisce è meglio, Ru? Questo pisce è meglio del... gin tonic. Bocca o guancia? O baci Klimt? Severa tua? Bocca. Giudice o imputato? Chi può essere ricusato? Non so cosa. Giudice. Ma sono anche in italiano. Sì, vabbè, no. Fuse, ma li stai leggendo sull'Apple Watch? Ricusato, è accusato, no? No, sull'Apple Watch. Non sapevo tradurlo, ricusato. Peggolo Mario Kart? Mario Kart. No. Domanda. No. Non me l'hai la domanda, però. Ma te la dovresti ricordare. Non me la dovrei ricordare, non me la ricordo, ho sbagliato. No, devi dire il contrario, devi dire la risposta sbagliata. Non da giardino, dai. Vuoi stare a tre? Peggolo Mario Kart. Peggol. Champagne gin tonic. Gin tonic. Romena. Ok. Bocca o guancia? O baci Klimt? Ok. Giudice o imputato? Imputato. Essere... Fahrenheit o Celsius? Qua la scala di temperatura è più comunemente utilizzata dovreste Moon al di fuori degli Stati Uniti? Fahrenheit. Bravo! Sì o no? Apollo è figlio della pelle? No! Cazzo! Apollo figlio della pelle? Oh, forte, eh? Apollo non è figlio di Apelle. Ma no, sì o no? Apollo figlio della pelle. Apelle quindi, figlio della pelle. Quindi se è figlio di Apelle, quindi no, devo dire. Non no. È figlio di Apelle. Non lo è, quindi Apelle è figlio di Apollo. Apelle è figlio di Apollo. Apelle figlio di Apollo, non Apollo figlio di Apelle. No, dai, dai, stai a 4. Vabbè, campione, vai. Vai, andiamo. Vai, Fius, 3, 2, 1, via. Peggolo Mario Kart. Champagne gin tonic. Gin tonic. Bocco guancia, o baci guancia. No. No, come no, quella sbagliata mia, è veramente schifo, diciamo, comunque quella sbagliata, non quella. No, ma parlaci te, alieno, dai, per favore. Dai, papà. Sì, ma queste le hai fatte 8 volte. Non si muovono. 3, 2, 1, via. Peggolo Mario Kart. Peggol. Champagne gin tonic. Gin tonic. Bocco faci Clint. Bocca. Giudice imputato. Chi può essere imputato? Fahrenheit o Celsius? Quale sarebbe la temperatura? Fahrenheit. Sì o no? Apollo è figlio della pelle? Sì. Ottimo. Avanza o indietreggia? Chi sta vincendo? Indietreggia. Arotita Funo? Indietreggia. Ripeti? Ah, proprio. Il figlio della cazzata. Allora. Giammone, devi aspettare. No, devi aspettare che finisca perché ha detto. Che c'era stata una domanda. Peggolo Mario Kart. Peggolo. Champagne gin tonic. Tonic. Bocco guancia. Bocca. Giudice imputato. Imputato. Fahrenheit o Celsius? Quale Fahrenheit. Sì o no? Apollo e figlia Pelle. Sì. Avanza indietro. Chi sta vincendo? Avanza. Rivoluzione francese e rivoluzione industriale. Quale evento ha avuto luogo per primo? L'uomo. A luogo, scusa, quale evento ha avuto luogo per primo? Francese e industriale. Industriale. Bravo. Ok. Franz Kafka o Antoine Saint-Exupéry? Chi ha scritto o Principe Piccirillo? Kafka. Cervello o midollo spinale? Da quale parte del sistema nervoso si trova bulbo? Midollo spinale. Sì. Rischia tutto
o l'eredità? Qual è stato il primo quiz televisivo condotto da Mike Buongiorno? L'eredità. Bravo. 70-80, Arancia Meccanica, è un film anni 70. Ah! No, sì, perché? Degli anni 70. Sì, degli anni 70. Degli anni 70, Madonna. Sì. Era avanti Kubrick. E papà, chiudi sempre le risposte. No, le quanto risposte cazzo belle. Stavo? Anche Silvia che sta dicendo. Eri a metà, eri a metà, Gianmarco. Peggolo Mario Kart. Champagne gin tonic. Gin tonic. Bocca guancia. Bocca. Giudice imputato. Imputato. Fahrenheit o Celsius? Fahrenheit. Sì o no? Apelle. Sì. Apelle. Avanza o indietro? Avanza indietro. Avanza, avanza. Francese o industriale? Quale venda? Industriale. Franz Kack fa Antoine de Sac. Cervello, midollo spinale. Da quella spinale. Beata ignoranza. Rischia tutto o l'eredità? Qual è stato il primo? L'eredità. 70-80, Arancia Meccanica è un film degli anni? 80. E Olle o Egadi? Panarea e Alicuti sono isole. E Olle o Egadi? Ok, Egadi. Panarea, ok. Giusta. The Legend of Zetka o Final Fantasy? Qual è il gioco sviluppato dalla Nintendo incentrato sulle avventure di Final Fantasy? 1622, 1540 o 1545? Anno di inizio del Concilio di Trento. 45. Ma non c'è neanche. È finita. Tanto c'è Pancio, ragazzi, un saluto. Ciao Pancio. Ciao. Oh, Fius. Ciao. Oh, grazie Fius. 8 secondi. Era difficile il napoletano. Era difficile il napoletano. Ma se tarzi la maglietta, c'hai quella di un'altra squadra o c'hai niente? Oh, no, basta, no. No, dai, calma, calma. Basta. Via. Sì, no, Apollo è figlio di Apelle? Sì. Gilbert Papa Blu, il campione del mondo in palleggi con la testa è? Papa Blu. Eccesso, difetto. Una cifra cala se viene arrotondata per? Eccesso. Messi o Ronaldo, chi ha vinto più campionati della Liga Spagnola? Messi. Certo. Messi. Vado dritto, Simo. Sì, no, Apollo è figlio di Apelle. Gilbert Papa Blu, il campione. Eccesso, difetto. Una cifra cala se viene arrotondata per? Messi, Ronaldo, che ha vinto più campionati della Liga Spagnola. Elettrone, protone. Qual è una delle tre particelle fondamentali che compongono un atomo? Entrambe. Elettrone? Protone. Ma che domanda è? Scusa? Cioè, un elettrone è negativo e poi protone è positivo. Entrambe compongono l'atomo. Ma hai messo te? Ma te la metti pure dentro? Ma cazzo è? Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ma controllale però, controllale. Ma le fatte tu? Ma che cazzo le controllo? Scusami, devo partecipare e controllare le domande. Vabbè, comunque. Vai. Ok, vai. Sì, Papa Blu. Sì. Teo, vedi lei. Una cifra cala se viene arrotondata per? Come? Eccesso. Messi, Ronaldo. Chi ha vinto più campionati della Liga? Elettrone e protone, nonostante siano entrambi. Qual è una delle tre? Diaz. Avanti. Sì. No, Apollo è figlio d'Apelle. Gilbert Papa Blu. Eccesso, difetto. Una cifra cala viene arrotondata per? Eccesso. Messi, Ronaldo. Chi ha vinto più campionati della Liga Spagnola? Elettrone e protone, qual è una delle tre particelle fondamentali? Vulcano, ghiacciaio. L'Etna è un esempio di? Ghiacciaio. Vialli, Vieri. Con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria? Vialli. Eccoci. Dai, riparto dall'inizio. No, Apollo è figlio di Apelle? Sì. Gilbert Papa Blu. Papa Blu. Eccesso, difetto. Una cifra cara se viene arrotondata per? Messi, Ronaldo, chi ha vinto più campionati della Liga Spagnola? Elettrone, protone, qual è una delle tre partecipanti? Ok. Vulcano, ghiacciaio, Letna, un esempio di? Vialli, Vieri, con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria? Vieri.
Architetto cardinale, Laura, Laura Nervi deve il suo nome ad un cardinale. Roma, Atene, quale città è conosciuta come la città eterna? Atene. Egitto, Mesopotamia, dove sono state scritte per la prima volta le leggi di Hammurabi? Egitto. Ombrina, ombrellone, esiste il fungo? Ombrellone. Cominciamo, dai, dai. Fungo ombrina. Dai, 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 zitto, dai, zitto, sì, silenzio, sì, tutti. Sì, 3, sì, 2, 1, Papa via. Blu, Papa Blu. Sì, no. Papa Blu. Papa Blu, Gilbert. Madonna, ok, Madonna, eccesso, Madonna, difetto, Ronaldo, una cifra cara. Viene. Ok. Messi, Ronaldo, chi Ronaldo ha vinto più campionati della Liga Spagnola? Elettrone, protone, qual è una delle tre particelle fondamentali protone che compongono un atomo? Vulcano, ghiacciaio, lettera, un esempio di ghiacciaio. Vialli, Vieri, con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria? Vieri. Architetto cardinale, Laura Nervi deve cardinale, il suo nome cardinale. Ad un... Roma, Atene, qual è il nome della città Atene eterna? Egitto, Mesopotamia, dove sono state Egitto scritte la prima volta le leggi di Hammurabi? Ombrino, ombrellone, esiste il fungo? Ombrino. Ombrina. Si ammala, fa l'amore. In Ambarabacci Cicocò, cosa fa il dottore? Si ammala. Niente. No. Dottore, si ammalò. Perché facevano l'amore con la figlia del dottore? Il dottore su come ammalò. Ambarabacci Cicocò, il dottore ma si ammalò. Ma devi dire il dottore contrario. Si ammalò, quindi piace l'amore il dottore in questo gioco. Grandballs. È il contrario. Dai. È il contrario. Erano le tre civette sul comodo. Sì, 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 per sì, tutti. Aspetta, aspetta, calma. Ragazzi, sì, però... Sì, 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 Papa riparto. Sì. 3, 2, aspetta. 3, 2, 1, via. Papa Blu, eccesso. Messi, Ronaldo, chi ha vinto il campionato della Liga Spagnola? Protone. Elettrone, protone, bla bla bla, bla. Protone. Vulcano, ghiacciaio, lettera, un esempio di? Egitto. Galli, Vieri, no, con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria? Architetto cardinale, devi dirli giusti. Cardinale. Laura Nervi deve il suo nome. Roma da te e Atene. Atene, quale città è conosciuta come? Egitto, Mesopotamia, Egitto, dove sono state scritte la prima volta? Ombrino, ombrellone, esiste il fungo? Ombrellone. Ma porca di quella troia sbragata, vai avanti. Gilbert, Gilbert, spiegaglielo. Okay. Quanti minuti mi mancano? Gilbert, fai? 1 minuto e 9. Se già passato su questo domande 5 volte, che cazzo fai? Gilbert, sei arrivata alla quinta. Dai, su. Cazzo è il microfono. Pessimo, eh? Grattante quasi. Sì, no, a sì, Pollo, figlio da pelle? Gilbert Papa Blu, il campione Pablo del mondo di palleggio con la testa, eh? Eccesso, difetto, una eccesso cifra cala se viene arrotondato per Messi, Ronaldo, chi ha vinto più campionati di Liga Spagnola? Elettrone, protone, protone, qual è una delle tre partecipanti? Ok. Vulcano, ghiacciaio, lettera, un esempio di? Vialli, Vieri, con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria? Vieri. Architetto cardinale, Laura Lerby deve il suo nome ad un? Roma, Atene, quale città è conosciuta Atene per la città eterna? Egitto, Mesopotamia, dove sono Egitto state scritte per la prima volta le leggi di Hammurabi? Ombrino, ombrellone, esiste il fungo? Ombrino. Ombrina. Si ammala, fa l'amore. In Ambarabacci Cicocò, cosa fa il dottore? Fa l'amore. Leonardo da Vinci, Michelangelo, chi ha dipinto l'ultima cena? Michelangelo. Leonardo da Vinci, Michelangelo, chi tra questi artisti è noto per la creazione della Mona Lisa? Michelangelo. Dai, cavallo. Euclide, chi ha pronunciato la frase Eureka? Ha parlato Gilbertone, Archimede, Dio. Euclide, chi ha pronunciato Euclide per la prima volta la frase... Inferiori, superiori, sono più lunghe le ciglia? Superiori. Niente. No! Nata nel cesso. Ma sono più lunghe le ciglia superiori? Anzi, devi rispondere. Dire il contrario. Devi dire il contrario. Dopo Gilbert. Hai iniziato a palleggiare. Dai, ci credo. 3, 2, 1, via. Volume, veicolo. Nella parola SUV, la vista per? Volume. The Beatles, The Rolling Stones, quale band musicale è stata spesso chiamata i cattivi ragazzi della musica pop? The Beatles. Marza, Don Ambrogio, chi ha un brutto rapporto con Dio? Don Ambrogio. Sì, no, qui, qua e qua, sono gemelli? No. Pesante, leggerissima, esiste l'atletica? Leggerissimo. Python, Java, il linguaggio di programmazione creato da Guido Van Rossum è... Python. No. Ci sei, Vest, ci sei. Molto bene, molto bene. Uno, via. Volume, veicolo. Nella parola SUV, la vista per?
The Beatles, The Rolling Stones, quale band musicale è stata spesso chiamata cattivi Beatles. Ragazzi della musica pop? Marza Don Ambrosio, chi ragazzi, brutto rapporto le, con le band Rod. Le facciamo? Sì, no, qui sono gemelli? No. Pesante e leggerissima, esiste l'atletica? Dio. Vabbè. Python, Java, il linguaggio di programmazione creato da Guido Van... Gaso, flatulenza, per cosa impazzisce Gilbert Nanà? Gas. No! Per il come, gas, scusami. Quindi la flatulenza. È pezzo di merda, è l'altro, è il contrario, dai, è vero! È il contrario, è contrario. Ma non facevi il programmatore tu, scusa? Ma chi è chiamato il pezzo di merda? Che è Simone, che ti sta a provare a aiutare, però niente. Ok, dai, 3, hai 3 minuti e 49. 3, 2, 1, via. Volume veicolo, nella parola SUV la vista volume. Per... Beatles, Rolling Stones, quale Beatles. Band musicale? Marza Don Ambrogio, chi ha un brutto rapporto Ambrogio. Con Dio? Sì, no, qua sono gemelli? No. Pesante e leggerissima, esiste l'atletica? Python, Java, devi parlare bene. Il linguaggio di programmazione creato da Guido Van der Rossum. Gaso, flatulenza, per cosa impazzisce Gilbert Nanà? Flatulenza. Est, ovest, il sole sorge a? Ovest. Prima il 50, dopo il 50. Il numero 49 viene? Dopo. Kappa PogChamp. Quale popolare emote di Twitch è spesso usata per esprimere sarcasmo? Mi ripeti le scelte. Kappa PogChamp. Kappa. No. No. Allora. Jody, metti il... Jody, quando leggi la domanda, leggi o il mezzo, perché tipo magari non sembra così, hanno Kappa PogChamp. O? Kappa o PogChamp. Ah, okay. Quanto tempo c'ho? Tre minuti. Sereno. Metti in mezzo. 3, 2, 1, via. Volume o veicolo? Nella parola SUV la vista per Beatles, Rolling Stones. Quale band Beatles. Musicale? Marzad o Don Ambrogio? Chi ha Don un Ambrogio. Brutto rapporto con... Sì, no, qui sono gemelli. No. Pesante o leggerissima? Esiste l'atletica? Leggerissima. Python, Java, il linguaggio di programmazione creato da Guido Van Rossum. Gaso o flatulenza? Per cosa impazzisce Gilbert? Flatulenza. Est, ovest, il sole sorge a? Ovest. Prima il 50, dopo il 50. Il numero 49 viene? Dopo il 50. Kappa o PogChamp? Quale popolare mod di Twitch è spesso usata per esprimere sarcasmo? PogChamp. Vulcano o ghiacciaio? L'Etna è un esempio di? Ghiacciaio. Acido solforico o acido cloridico? Quale di questi acidi è comunemente usato per pulire e sgrassare le superfici metalliche? Solforico. Bravo. Bella o brutta? La streamer Billy è soprannominata? Adesso funziona questo. Brutta. Sudafrica, Inghilterra. Dov'è stato eseguito il primo trapianto di cuore? Sudafrica. No! Era molto trapianto. Questa era bastarda. Questa era bastarda. Allora, bastarda. Pronto, avanti, hai solo due minuti, avanti. Zio. Adesso andiamo un pochino più veloci, ok? Falle tutte. 3, 2, 1, via. Volume o veicolo? Nella parola SUV... Cosa? Volume. Beatles, Rolling Stones. Quale band musicale è stata spesso chiamata... Marzo Don Ambrogio, chi ha un brutto rapporto con Dio? Sì o no? Qui sono gemelli? No. Pesante o leggerissima? L'estetica? Sì, l'atletica, scusate. Python o Java, il linguaggio di programmazione creato... Gaso o flatulenza, per cosa impazzisce Gilbert Nanà? Est o ovest, il sole sorge a? Ovest. Prima il 50 o dopo il 50? Il 49 dopo viene 50. Dopo? Kappa o PogChamp, quale popolare mod di Twitch? Vulcano o ghiacciaio, letto un esempio di? Ghiacciaio. Acido solforico, acido cloridico, quale di questi acidi è comunemente usato per pulire e sgrassare superfici metalliche? Bello o brutto, la streamer Billy è soprannominata? Brutto. Sudafrica o Inghilterra, dove è stato eseguito il primo trapianto? Sì o no? Apelle, Apollo è il figlio di Apelle? No. Ma vabbè, no. Figa, 4 volte è uscita sta domanda, Metz! Ma secondo me... Non me perché l'ha letta meglio. 57 volte. Punto, figa! Ma non okay. Mi ricordavo. Allora, sai che però potresti farcela, ci sei? Sei velocissimo. Non ce la farei mai, Metz. Scusa, aspetta. 1 minuto e 7. Non ce la farei mai, Metz. Ce la puoi fare, dai. Rispondi velocemente, appena ti ricordi cos'è, ok? 3, 2, 1, via. Volume veicolo, la parola SUV, la vista per Beatles, Rolling Stones, quale band musicale? Marza Don Ambrogio, chi ha un brutto rapporto? Sì o no? Qui sono gemelli? No. Pesante e leggerissima, esiste l'atletica? Python o Java, il linguaggio di programmazione? Gaso o flatulenza, per cosa impazzisce Gilbert? Flatulenza. Est o ovest, il sole sorge a? Ovest.
Il primo è il 50, dopo il 50. Il numero 49 viene? 50. K-Pop Champ, quale popolare mod di Twitch? Vulcano ghiacciaio, l'Etna è un esempio. Ghiacciaio. Di... acido solforico cloridico. Quale di questi acidi è comunemente usato per cloridico. Pulire e sgrassare le superfici? No, no. Hai sempre detto solforico. Sì. Cavolo, fratello. No, vabbè, dai, però secondo me ce la può fare in 30 secondi. Dai, riproviamo. Per un ipotetico spareggio che poi finirebbe con pareggio che finirebbe con uno spareggio, blocchiamo il tempo e deve dirle tutte. Dai, sennò ok. Dai, sì, come abbiamo fatto per il fatto. Più che per il meme, per il content, dai. Avrei proprio fatto un altro giro io. Lo facciamo un altro. Allora va bene, allora. Sì, dai, facciamo un altro giro. Allora, dai, allora facciamolo. Facciamolo di riscaldamento, sì, era sì, il primo, hai ragione, dai. Hai proprio ragione. Allora, adesso andiamo. Vai, 3, 2, 1, via. Volume veicolo, la parola SUV sta per. Aspetta, non ho stoppato il tempo, però. No, zio. No, no, non è capito. Volume veicolo. No, Pez, vai. Vabbè, raga, ormai è andata, cioè è finito il tempo. Ci siamo? Vai. 3, 2, 1. Circo cantina, come viene chiamato il salotto di Grimbaud? Cantina. William, okay. William Shakespeare, Charles Dickens. Chi scrisse l'opera Romeo e Giulietta? Charles Dickens. Giusto. Olimpiadi estive e olimpiadi invernali. In quale tipo di olimpiadi si gareggia principalmente in sport come il nuoto e l'atletica? Olimpiadi invernali. Giusto. Vialli Vieri, con chi faceva coppia Mancini e la Sampdoria? Vieri. Giusto. Rihanna, Beyoncé, chi è più giovane? Beyoncé. Giusto. Davide o Golia, durante la lotta chi si prese un sasso in fronte? Davide. Giusto. 40 o 12, quanti anni può vivere al massimo un'oca? Doppio punto di domanda. 12. Giusto. Ale della Giusta, Luca Campolunghi, chi ha girato la serie su YouTube riguardante il dark web? Campolunghi. Giusto. Rivoluzione francese, rivoluzione industriale. Quale evento ha avuto luogo per primo? Industriale. Giusto. Sì o no? Qui, qua, qua. Sono gemelli? No. Giusto. Gatto, cane. Quale animale domestico è noto per il suo miagolio? Cane. Giusto. Sapere e capire. Socrate diceva di so di non? Capire. Giusto. Amazzonia, Nilo. Qual è il fiume più lungo del mondo? Amazzonia. Giusto. Venezia, Amsterdam. In quale città si trova il quartiere a luci rosse noto come The Wallen? Venezia. Giusto. Marzini, Marzano. Qual è il cognome di Derial Marza? Marzini. Giusto. Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri. Chi è l'autore della Divina Commedia? Boccaccio. Giusto. 1622-1545. Anno d'inizio del Concilio di Trento. 45. No! No! Io ho sentito avanti, un caso. Avanti. Cazzo, togli il coso. Avanti. Io ho sentito dai, Grimbaud. Dai, dai, veloce. 1. Circo cantina, come viene chiamato il circo di il salotto di Grimbaud? Cantina. William Shakespeare, Charles Dickens, chi si sarà per Romeo e Giulietta? Charles Dickens. Olimpiadi estive, olimpiadi invernali. Quale tipo di olimpiadi si gareggia principalmente? Vialli Vieri, con chi faceva coppia di Mancini alla Sampdoria? Vieri. Rihanna e Beyoncé, chi è più giovane? Beyoncé. Davide Golia, durante la lotta chi si prese un sasso in fronte? Davide. 42, quanti anni può avere al massimo un'oca? 12. Ali della Giusta, Luca Campolunghi, che ha girato la serie su YouTube riguardante il dark web? Campolunghi. Rivoluzione francese, rivoluzione industriale, quale evento ha avuto luogo per primo? Industriale. Sì o no, qui o qua, sono gemelli? No. Gatto, cane, quale animale domestico nato per il suo miagolio? Cane. Sapere e capire, Socrate diceva so di non? Capire. Amazzonia, Nilo, qual è il fiume più lungo del mondo? Amazzonia. Venezia, Amsterdam, in quale città si trova il quartiere luci rosse noto come The Wallen? Venezia. Marzini, Marzano, qual è il cognome di Real Marza? Marzini. Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, che è l'autore della Divina Commedia? Boccaccio. 1622-1545, all'inizio del Concilio di Trento. 22. Grecia-Roma, in quale antica civiltà si trovava la città di Sparta? Roma. Giusto. George Washington Thomas Jefferson, chi è stato il primo presidente degli Stati Uniti d'America? Jefferson. Giusto. Sahara o Atacama, qual è il deserto più grande del mondo?
Atacama. Giusto. Greco latino, la parola cactus deriva dal latino. Sì. Io non ti parlo, questo è come quello che ti dice Pietrelli alla verifica, una notte e mezzo, va. Sì, è proprio lui. Però ma non si è andato meglio. Però Manux è andato meglio. Manux è andato meglio. Comunque Manux clamoroso, Manux, sì, ragazzi. Manux gli ha dato tutte le domande facili. Beh, le mie erano un po' facili. No, sì, è vero, erano abbastanza enorme, facili le mie. Manux erano facili. Meniano! Il ragno! La campione del mondo. Il ragno. Hop hop. È serio però, No, è fermo. Oh, una foto. Oh, le tenebre arrivano anche per te, bro. Le tenebre arrivate anche per te. Le chi, Gilberto? Arrivate, le tenebre. Campo a piagne, male. Bonolis, tutto a posto? Signori. Stessa felpa da non so quanto tempo. Io non so, non è una felpa, cazzo. Vabbè, non è una felpa. Ma c'avevi pure il Games Week quella. Sì, no, sì, sì, non era questa, non era bianca, era nera. Era okay. Nera. 3, 2, 1, via. Bella o brutta? La streamer Billy è soprannominata? Brutta. Ok. L'asino e il bue, in un famoso detto, a dare del cornuto, L'asino. Prima il 50, dopo il 50. Il numero 49 viene. Eccesso di Pertura. Eccesso. Piazza San Pietro, Piazza Novana. Ragazzi, fermi un attimo. Io sono dislessico, quindi non rompetemi il cazzo. No, ho sbagliato. Okay. Aspetta, ho sbagliato. Io perché sono andato avanti. Allora, veloce. Piazza San Pietro, Piazza Novana, Navona, avete capito? In quale piazza di Roma si trova la Basilica di San Pietro? Navona. Bravo. Marinaro capriccioso, si prepara senza funghi la pizza? Capriccioso. Joker o Matteo HS, chi è stato coinvolto in un caso di sabotate nell'ultimo anno? Matteo HS. Pianoforte o chitarra, quale strumento musicale ha le chiavi nere e bianche? Chitarra. Leonardo da Vinci o Michelangelo, chi ha dipinto la celebre opera La creazione di Adamo nella Cappella Sistina? Da Vinci. Sì o no, Apollo è figlio di Apelle? Sì. Una partita bocce si può colpire... Scusami. Sì o no, in una partita bocce si può colpire il boccino? No. Python o Java, il linguaggio di programmazione creato da... Guido Van Russom è Java. Ragazzi. Bravo. Hemingway o Fitzgerald, chi ha scritto Il Grande Gatsby? Hemingway. Gilbert o Papa Blu, il campione del mondo in palleggi di testa è Papa Blu. Davide Golia, durante la lotta chi prese un sasso in fronte? Davide. Caso o flatulenza, per cosa impazzisce Gilbert Nanà? Flatulenza. Elettrone o protone, qual è le tre particelle stessa. Fondamentali che protone. Compongono un atomo? Netflix o Amazon Prime Video, in quale piattaforma è stata trasmessa la serie The Marvelous Mr. Maisel? Netflix. Cassa o cassonetto, cosa spacca Grimbald strillando? Cassonetto. Frida Kahlo o Giorgio Cheffe, come chi è famosa per i dipinti di fiori in grande scala? Enzo Frida. Legend of Zelda Final Fantasy, qual è il gioco sviluppato da Nintendo incentrato sulle avventure di Link? Final Fantasy. Far Cry. Vabbè, dai, la truffa. Bro, l'hai fatto letteralmente te il gioco, Simone. Ragazzi,
la metà erano quelle di prima. Me ne ricordavo. Togliete il cellulare da a Manuxo. No, avevo una cosa. Guarda, preciso, elegante, nello stile. Dai, dai, fate brillare Joe. Vai. Allora, 3, 2, 1, via. 1, via. Champagne e gin tonic. Questo pisce è meglio del Sahara Atacama. Qual è il deserto più grande del mondo? Pitagora e Euclide. Il teorema dell'ipotenusa è attribuito a Pitagora. Ok, ok, ci siamo. 3, 2, 1, via. Champagne e gin tonic. Questo pisce è meglio del Champagne e gin tonic. Sahara Atacama. Atacama. Madonna. Pitagora e Euclide. Il teorema dell'ipotenusa 50-500, il numero romano in lettera D indica 50. Bravo. Daniel Suman, Frankie Wood, chi ha sviluppato Crab Game? Daniel Suman o Frankie Wood? Daniel Suman. No, ricomincia. Ma non 3, cazzo è finito, 2, vai. 1, via. Champagne gin tonic, questo piscio è meglio del Sahara Atacama. Qual è il deserto più grande del mondo? Pitagora Euclide, il teorema di ipotenusa 50-500 in numeri romani, la lettera D. Daniel Suman o Frankie Wood, chi ha sviluppato Crab Game? Frankie Wood. Partire, arrivare. Chi prende commiato sta per arrivare. Enigma Mystery. La macchina cifrante tedesca nella seconda guerra mondiale si chiamava Mystery. Colosseo o Pantheon? Quale di questi antichi edifici romani è famoso per essere un anfiteatro? Pantheon. Stipendio o affitto? Cosa mi dà il datore di lavoro? Affitto. Tibia o perone? Quale osso è più sottile? Perone. No! Si ricomincia. Oh, ma solo a me capitano tutte le nuove. Ci è vero, non c'è una vecchia. 3, 2, 1, via. Champagne e gin tonic. Questo piscio. Sahara Atacama. Qual è il deserto più grande del mondo? Pitagora Euclide. Il teorema dell'ipotenusa è attribuito a 50-500, numero mai lettera 50. D indica Suman o Wood, chi ha sviluppato Crab Game? Partire o arrivare, chi prende commiato sta per arrivare. Enigma o Mystery, la macchina cifrante Mystery. Tedesca. Colosseo o Pantheon, quale di questi antichi edifici è famoso per essere un anfiteatro? Pantheon. Stipendio affitto, cosa mi dà il datore di affitto. Lavoro? Tibia o Perone, quale osso è più sottile? Tibia. Marzini o Marzano, qual è il cognome di Real Marza? Rio de Janeiro, Brasilia. Qual è la capitale del Brasile? Rio de Janeiro. Tennis o golf? Quale sport è il protagonista del film Lezioni di piano? Tennis. Perfetto. 3, 2, 1, via. Champagne e gin tonic. Questo pisce. Gin tonic. Sahara Atacama. Qual è il deserto? Pitagora Euclide. Il teorema dell'ipotenusa attribuito a 50-500, numero mai lettera di indica Daniel Suman o Frankie Wood, chi ha sviluppato Crab Game? Partire o arrivare, chi prende commiato sta per Enigma o Mystery, la macchina cifrante tedesca nella seconda guerra. Colosseo Pantheon, quale di questi antichi edifici romani? Stipendio affitto, cosa mi dà il datore di lavoro? Tibia o Perone, quale osso è più sottile? Tibia. Marzino o Marzano, qual è il cognome di Real Marza? Rio de Janeiro o Brasilia, qual è la capitale del Brasile? Rio de Janeiro. Tennis o golf, quale sport è il protagonista delle lezioni di piano? Bagnare e asciugare. Aspergere è un sinonimo di asciugare. Archimede Euclide, chi ha pronunciato la frase Eureka? Euclide. Bravo. Giove e Saturno, qual è il pianeta più grande del sistema solare? Saturno. Barcellona o Madrid, in quale città si trova il parco Güell? Güell. Il parco? Güell. Barcellona o Madrid? Sì. Barcellona. No! Ah, 3, dai, dai. Hai un minuto tempo. E 30. Hai un dai, minuto e 30. Ne un minuto e 30. Te ne mancano altre 5. Figa no, di Dio. Compresa questa 6. Quindi vai, adesso andiamo belli spediti, ok? Vado 3, audio. 2, 1, via. Champagne gin tonic, il piscio. Gin tonic. Sahara Atacama. Pitagora Euclide, il teorema dell'ipotenusa. 50-500, numero romano lettera 50. D. Suman o Frankie Wood, chi ha sviluppato Crab Game? Ok. Partire e arrivare, chi prende il commiato sta per Enigma o Mystery, la macchina cifrante tedesca nel secondo guerra mondiale. Colosseo Pantheon, quale di questi antichi edifici romani è famoso per essere un anfiteatro? Stipendio affitto, cosa mi dà il datore di lavoro? Tibia o Perone, quale osso è più sottile? Tibia. Marzino Marzano, qual è il cognome di Real Marza? Marzini. Rio de Janeiro, Brasilia, qual è la capitale del Brasile?
Tennis o golf, quale sport è protagonista del film Lezioni di piano? Bagnare, asciugare, aspergere, sinonimo di? Asciugare. Archimede, Euclide, chi ha pronunciato la frase eurica? Euclide. Giove, Saturno, qual è il pianeta più grande del sistema solare? Barcellona, Madrid, in quale città si trova Parco Güell? Madrid. Blur, Rozzano, chi detiene il record di spectatori su Twitch? Blur. San Carlo, San Lorenzo, a Milano ci sono le colonne di? San Carlo. Architetto cardinale, Laura Nervi deve il suo nome cardinale. Ad un Grammy Nobel, Barack Obama ha vinto due Grammy. Era l'ultima. Ma come ha vinto io? Ma che Grammy ha vinto? Che serie ha fatto Barack Obama? Nobel per la pace, bitch. No, è vero, ma scusa, allora dovrebbe essere il Grammy. Ma Nobel per la pace. Se ha vinto il Nobel per la pace, giusto, allora. Grammy. Io ho detto Grammy. Ma secondo me è giusta, no, come l'ha detto. No, ragazzi, ha detto Nobel. Vabbè, ciao. No, io ho detto Grammy. Ha detto Grammy. Aspetta, cerchiamo. Ha detto Grammy, però sotto la risposta, Grammy. La risposta giusta era Nobel. Sotto la risposta. Quindi, in teoria, la domanda è, ha vinto essere più Grammy o più Nobel o più? Perché ha vinto anche dei Grammy. Vediamo subito. Ha vinto anche Grammy. Dei Grammy. Tre Grammy. Ah no, due Grammy ha vinto. Obama. Barack Obama ha vinto due. Due Grammy. Sì, perché ha vinto il Nobel per la pace. Ne ha vinto uno di Nobel. Fa vedere l'ultima. Era questa. Era questa l'ultima. Ha vinto due Grammy, effettivamente. Oh, è proprio la tua vita. Perdente, loser. Brutta che sconfitta pesante. Brutta. Sconfitta brucevole. A me tutte diverse. Tutte diverse. Dremel sono la capitale. Fai andare Gianmarco. Vai, Gianmarco. Dai facciamo questa parte finale con Giambo. Dai, forza. Dai, Giamba. 3, 2, 1, via. Avanza, indietreggia. Chi sta vincendo il tiro alla fune? Monte Everest, Monte McKinley. Quale di questi è il punto più alto d'America del Nord? Monte McKinley. Grande. Sbagliato. 3, 2, 1, via. Avanza, indietreggia. Chi sta vincendo il tiro alla fune? Monte Everest, Monte McKinley. Everest. Manzoni o Leopardi? Chi ha scritto l'Ode marzo 1821? Leopardi. Bravo. Enigma Mystery. La macchina cifrante tedesca nella seconda guerra mondiale si chiamava? Frida Kahlo, Giorgio O'Keefe. Chi è la famosa Frida Kahlo di fiori? Breaking Bad, The Sopranos. Quale serie televisiva ruota attorno a un professore di chimica? The Sopranos. Grimbaud o Blur? Il miglior streamer d'Italia è? Grimbaud. Le ho fatte io le domande, no. Coglione. Le ha fatte io. Che ti metto che sei migliore in Italia? Piace da capo, vai. Che culo che ti è uscita con Blur sta roba, veramente. Dai, devi, per il meme devi dire Blur. Devi dire Blur. La risposta giusta è Blur. Spiace, l'ho fatto io. 3, 2, 1, via. Avanza, indietreggia. Chi sta vincendo il tiro alla fune? Everest o McKinley, quale di questi? Manzoni Leopardi, che ha scritto l'Ode marzo 1821? Leopardi. Enigma Mystery, la macchina cifrante tedesca nella seconda guerra mondiale. Frida Kahlo, Giorgio O'Keefe, chi è famosa per i dipinti? Breaking Bad e The Sopranos, quale serie televisiva ruota? Greenbaud o Blur, le migliori serie d'Italia? 70-80, Arancia Meccanica, un film degli anni? Madonna puttana, 80. Asia, Europa, la Russia ha la maggior parte del suo territorio in? Asia. No! Niente. Perché? Perché è effettivamente in Asia. È in Asia che ha la maggior parte del suo territorio geografico. Quella sbagliata. Ah, è vero, le regole del avanti un altro. Che sciocco. Sbaglia, dice le regole vere. Porca miseria. Ok, adesso le capite. Sì, le dovrei aver capito. Ok, 3, 2, 1, via. Avanza, indietreggia. Chi sta vincendo a tiro alla fune? Everest o McKinley, quale di questi punti? Manzoni e Leopardi, Lode, marzo 1821. Enigma Mystery, la macchina cifrante tedesca. Frida Kahlo, Giorgio O'Keefe, chi è famosa per i dipinti? Breaking Bad, The Sopranos, quale serie televisiva ha lavorato attorno? Greenbaud o Blur, il miglior streamer d'Italia, Blur. 70-80, Arancia Meccanica, è un film degli anni? Asia, Europa, la Russia, la maggior parte del suo territorio in? Giallo o rosso, nel biliardo la palla numero uno è di colore? Gialla.
È incredibile come i 50 e 50 che uno non sa, li butta a cazzo e sbaglia. Ma devi dire quella in sbagliata. Ma chi ci gioca a biliardo? Dai! Dai, veloce, dai, veloce, veloce. Focus, focus, focus. 2, 3 minuti, uno, vai. Via, focus. Avanza, indietreggia. Ah. Chi sta vincendo? Monte Everest, Monte McKinley. Manzoni Leopardi, Lode Max 1821. Enigma Mister, la macchina cifrante tedesca nella seconda guerra. Frida Kahlo, Giorgio O'Keefe, chi è famosa Frida per i dipinti? Breaking Bad, The Sopranos, quale serie televisiva? Grimbado Blur, miglior streamer. Blur. 70-80, Arancia Meccanica, un film degli anni. Asia Europa, la Russia, la maggior parte del suo territorio in. Giallo Rosso, nel biliardo a parole Rossi. Lune di colore. Chitarra pianoforte, lo strumento a sei corde. Chitarra. No, vabbè, ce n'era una uguale. Ce n'era una uguale. Prima dei tasti. Sono andato prima. Devi dire il contrario. Bisogna, devi ascoltare. Va bene, Gioia. 2, 1. Guarda che ce la fai, hai 2 minuti e 40. Ce la fai facile, Giammo. Bene, allora, 3, 2, 1. Via. Avanza indietreggia. Chi sta vincendo? Tiro la fune. Monte Everest, Monte McKinley, quale di questi punti? Manzoni Leopardi, Lode Max 1821. Enigma Mystery, la macchina cifrante tedesca. Frida Kahlo, Giorgio O'Keefe, che è famosa Frida. Per i periodi finti, ok? Breaking Bad, The Sopranos, quale serie televisiva? Sopranos. Ruota. Grimbaudo Blu, il miglior film in Italia. 70-80, Arancia Meccanica, un film degli anni. Asia, Europa, la Russia, la maggior parte del suo territorio in. Giallo Rosso, nel biliardo, la palla numero uno è di colore. Chitarra pianoforte, lo strumento a sei corde è? Marte o Venere, quale pianeta è noto come la stella del mattino? Marte. Estivo invernale, la malga è un tipo di pascolo? Invernale. Bravo. Batteria flauto, quale strumento musicale appartiene alla famiglia dei legni? Batteria. Bravo. Repubblica, monarchia, in quale forma di governo il capo dello Stato è eletto e non ereditario? Scusa. Repubblica. No. Repubblica, monarchia, non è eletto. Appunto, ho detto Repubblica, ho detto. Sì. Ho detto Repubblica. Sai, è presente che devi dire il contrario, no? Ma se che la pensi, ah, sì, dice il contrario. Non ce l'ho presente, sono avanti un altro. No, aspetta. Forse non vede bene. Guarda il logo del no, non si riesce a far vedere il logo. Quanto no. Me ne rimangono? Quanto tempo? Grazie, per favore. 1 minuto e 38. Allora, 1 minuto e 38, vado sparato. Me ne rimangono, non ho sentito, perdonate. Se ne rimangono dopo queste 1 2 3 4 5 6 7 8. Ah, vabbè, facilissimo, dai. Facciamo. Vai. Hai già in saccoccia, vai. 3 2 1. Avanza e indietreggia, chi sta vincendo al tiro alla fune? Monte Everest, Monte McKinley, quale di questi punti? Manzoni Leopardi, Lode Marzo 1821. Enigma Mystery, la macchina cifrante tedesca. Frida Kahlo, Giorgio O'Keefe, chi è famosa per Breaking Bad e Sopranos, quale serie televisiva ruota attorno? Grimbaudo Blu, il miglior streaming in Italia. 70-80, Arancia Meccanica, un film degli anni. Asia Europa, la Russia, la maggior parte del suo territorio. Giallo Rosso, nel biliardo, la palla numero uno di colore. Chitarra pianoforte, lo strumento si corda. Marte e Venere, qual è il pianeta noto come la stella del mattino? Marte. Estivo invernale, la malga è un tipo invernale. Di pascolo. Attenzione. Batteria flauto, quale strumento musicale appartiene alla famiglia dei legni? Batteria. Repubblica, monarchia. Monarchia. In quale atomo, molecola, quale di queste è considerata l'unità fondamentale della materia? Atomo, molecola. Molecola. Virtù, necessità, si dice che aguzza l'ingegno la... necessità. Sei un grande. Ciao. Il re. Ragazzi, è tempo di dire una cosa. Neanche una già fatta. Sì, è vero, però. Neanche una già fatta. Arancia Meccanica era capitata esattamente a te prima. Sgozzo. Neanche una già fatta. Come i maiali. Tra l'altro ne hai beccata una non... che era sembrava già fatta, ma non lo era, quindi t'ha pure inculato. Veramente... Posso dirti, Giammo, Giammo. No, Giammo. Guarda che hai 43 secondi. Ce la puoi fare. Si fa senza problemi. Vai. Sì. Allora, vai. Allora, non farla scazzato. Dille proprio subito. Perché hai fatto. Esatto, io appena sento che dici quella cosa, vado dritto. Ok? Va bene. Vai. 3, 2, 1. Via. Avanza di 3. Chi sta vincendo a tiro alla fune? Everest, McKinley. Quale di questi punti? Manzoni Leopardi. Lode Marzo 1800. Enigma Mystery. La macchina cifrante tedesca. Frida Kahlo, Giorgio O'Keefe. Famosa per i dipinti. Breaking Bad e Sopranos. Quale serie televisiva? Grimbaudo Blu. Il miglior stream d'Italia. 70-80, Arancia Meccanica è un film degli anni. Asia Europa, la Russia, la maggior parte del suo territorio in. Giallo Rosso, il miliardo, la palla numero uno di colore. Tirarla pianoforte, lo strumento a seconda. Marte, Venere, quale pianeta è noto come la stella del mattino? Estivo invernale, la malga è un tipo di pascolo. Batteria flauto, quale strumento musicale
Repubblica, monarchia, in quale forma monarchia di governo il capo dell'Italia? Atomo, molecola, quale di queste considera l'unità fondamentale? Virtù, necessità, si dice che chi aguzza l'ingegno. Star Wars, Star Trek, quale di... Finito. Vai, leggere lo stesso, leggere lo stesso. Quale di questi francesi cinematografici è noto per l'uso della forza? Star Trek. Batman e Robin, Cremonini canta Nessuno vuole essere... Batman. Stallion TV, Cavalli Rampanti, come si chiama il canale YouTube di Tumblr? Devo dire quella sbagliata. Certo. No, devo dire quella giusta. No. Cavalli Rampanti. Okay. Scadente ricercata. Che cos'è una prosaica? Scadente ricercata. Che cos'è una prosaica? Una cosa prosaica. Prosaica. Avrebbe vinto se questo gioco non includesse purtroppo il tempo. Quindi, questa animazione non era corretta a farla. Gente come noi. No, Gilbert ha perso. Gilbert. Tutto buggato. Guarda. Ma che è successo, sì? Oh, no, io sono. La gente come noi. No, la mano. No, è la mano molla, è un po' così. Cazzo che molla. Che si fa? Tocca a me, tocca a te. Hanno vinto loro. No, cioè, abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi. Però basta. Facciamo fare, no, facciamo in modo che tutti lo fanno almeno due volte, dai. Manchiamo io, Vez. Sì, ciao, spiego troppo. Manca veramente tante persone. No, manca troppa gente. No, basta. Avete vinto voi. Perso, vabbè. Vabbè, 1-1 siamo. Siamo 1-1 sul totale. Faremo la bella la prossima volta. Il gioco del plate toccherà trovare. Prossima volta facciamo la combo. Intesa vincente e avanti un altro, così spezziamo la live in due e facciamo il torneone finale. Ma facciamo bot, facciamo un rissone generale. Mi siedo solo sulle panche, tutto sembra più distante, sono in shadow.